siamo i nuovi membri del Team Lord. Siamo stati inviati per mandarti un messaggio dal nostro capo Pino. Un messaggio dal capo Pino? Addirittura, ma questo qui si è montato la capoccia. Cioè, ormai non viene neanche più su Stumble Games che si manda, non lo so, gli inviati per dirci le cose. Fate, ma ti rendi conto di una roba del genere? Io sono veramente scioccato, ma oggi Max ti ho portato anche il nuovo membro del Team Run, Dylan! Meno male, guarda, meno male, non sapevo come fare. Tutti i membri Lord nuovi, mi serviva assolutamente un nuovo membro Run. Vai, Dylan, come stai? Sì, Max, sono felice di essere entrato nel tuo team. Bene, guarda, Dylan, siamo super contenti anche noi. Ma posso sapere una cosa? Chi te l'ha fatto il provino? Guarda, sei stato tu? Sì. Ma te, mica hai fatto entrare Dylan senza provino? Dylan, come stai? Oh mio Dio, no, ma te non cambiare discorso. Allora, adesso, visto che devo un pochino capire se è all'altezza, perché sai, ci serve gente prepotente. Forza, Dylan, provino temporaneo. Vediamo se riuscirei a vincere questa partita. Devi arrivare per primo, quindi stai molto attento. Sì, Max, io mi concentro, ma tu mica mi stai aspettando. È vero. Hai ragione, non hai tutti i torti, caro Dylan. Allora facciamo una cosa, io adesso mi faccio eliminare e ti aspetto in finale. Se vinci la partita, allora possiamo continuare con il video. Stupidi Lord, io sono molto più forte di voi. Adesso vi schiaccio. Bravo Dylan, sì, bravo Dylan. Forza, partiamo, sono super carico di vedere il nuovo membro del team che è entrato un po' in modo illegale. Wow, è già parte subito con un salto super prepotente. La scivolata lo permette di andare ancora più veloce. Salta, risalta e sta in vantaggio insieme a Player Misterioso. Ma te, secondo te riuscirà a vincere? Guarda, secondo me riuscirà a stravincere. Però vedo che anche tu sei un pochino vicino a lui. Hai fatto una scivolata un pochino storta, mate. Non doveva andare fatta. Forza, Dylan! Io tipo per te, perché comunque mi stai molto simpatico. Quindi in caso dovessi entrare nel team sarei molto molto contento. Bene, salta sul primo sasso. Salta sul secondo sasso. No! Salta sul terzo sasso. E ora vai avanti e vatti a qualificare. Let's go! Ok, Dylan, sei ufficialmente nel team. Ma ora posso sapere che cavolo ci vuole dire sto Lord Pino che ha mandato gli inviati? Non vogliamo subito dirti la cosa, prima vogliamo presentarci. Io sono il fratello di Pino, mentre Red è il cugino di quarto grado. Un momento, un momento, momento, momento. Cioè, quindi tu, Drizzer, come ti chiami, saresti il fratello di Pino? Esattamente. Certo, fra, se vuoi lo vado anche a chiamare. Pino! No, fra, ha detto che si rifiuta di parlare con gli sfigati. No, io sono abbastanza sicuro che questa cosa Pino non l'abbia detta. Quindi o mi stai mentendo oppure sei molto maleducato e quel tuo maledetto fratello di Pino deve prendere delle botte che se ne ricorda per tutta la sua vita. Mentre invece, Red, tu chi saresti? Il cugino di quarto grado. Sì, Max, comunque non ci credo. Cioè, questi più di un team sono una famiglia. Mo manca che entra il nonno e siamo a posto. Ma veramente? Ma lo potete entrare il Lord Nonno? Prossimamente. No, non ci voglio credere. No, non è possibile. Non è possibile. Vabbè, oh, Red, ti presenti anche tu, che a sto punto sono curioso. Io e Pino siamo cugini di quarto grado, perché i miei genitori sono bisnonni dei fratelli dei cugini di quinto grado di Pino. Sono abbastanza confuso. Vabbè, farò finta di aver capito. Ma te vedo che anche tu sei confuso. Addirittura ti sei messo un pantalone in testa. E io sono rimasto quando ho detto io sono. Anche io sinceramente in realtà non ci ho capito proprio niente. Vabbè, allora mi vado a qualificare. Ma a sto punto mi dite che cosa cavolo state tramando tutti quanti. Non ce la faccio più. Ditevelo subito che vi devo trasforzare di mazzate e vi devo distruggere. Bravo, no. Dylan. Bravo. Così voglio Dylan. Bravo, Dylan. Mi sembra un po' esagerato. Vabbè, ok. Facciamo così: se qualcuno di voi del Team Run vince la partita, ve lo diremo. Perfetto, allora forza, mate. Tryharding mod e cominciamo. Nel frattempo, se proprio vi interessa, voi cari membri del Team Lord, io qui ho 50 euro. Potreste magari farvi eliminare, perché io questa notizia vorrei tanto saperla. No, noi non accettiamo soldi. Gioca e stai zitto. Oh, scusa, ho provato. Mate, mannaggia, dovevi dirmi che questi erano così tanto seri. Ho capito. Se vuoi, dagli a me 50 euro. No, non te li do a te. Allora, siamo rimasti. Ho sbagliato. 3 run e Lord. No, come cavolo ho fatto a salvarsi? Bravo, Dylan, riempilo di calci. Forza, pugno in faccia, pugno ancora. Mamma mia, non riusciamo proprio ad eliminarlo sto cavolo di Lord. Forza, no. Stavo andando verso la strada sbagliata. Oh, è fortissimo. Non riusciamo a eliminarlo. Qualcuno lo fermi. Basta. No, mate. Usa la tua tecnica segreta. Ok, Max, aspetta. Per eliminarlo provo a dare un calcio. Ma che cacchio, ma che è successo? No! Aiuto!
arrivati. Cavolo, è rimasto solo Dylan. Forza Dylan. Però sta tecnica funzionava. Oh, sì. L'hai distratto, Mate. A quanto pare sì. Allora ha funzionato per davvero. Dylan è già la seconda partita che vince. Ma che avevo fatto a non prenderti nel team? Nella vita sbagliare è umano, ma è importante aggiustare i propri errori. Bene, oh. bene, meno male. Mi ha insultato. Vabbè, perfetto. Adesso dovete dirmi subito questo piano segreto. Sentite, stupidi rincitrulliti, fate parlare il capo. Ma da dove cavolo sei uscito? Allora, io, Matti, sono abbastanza confuso. Io sono abbastanza confuso perché qua una volta arrivano e dicono che devono parlare loro al posto suo. Poi arriva lui. Ma si può sapere? Sì, Max, volevo fare parlare loro, però questi qui sono davvero stupidi e li voglio mettere in punizione. No, no, ti prego, ti prego. Mamma mia, ma sei diventato addirittura il capo di una setta di stupidi, perché alla fine tu non sei altro. Ma va bene, allora mi hanno detto praticamente che vogliono dirmi una cosa, un messaggio. E visto che non me l'hanno detto loro e mi avevano promesso che me l'avrebbero detto, aspetto un tuo messaggio, forza, parla. Allora, il messaggio è... Muoviti! Bravo Dylan, forza, mettici più cattiveria, più cazzimma, dici sto coso, veloce. Allora, venerdì 7 ottobre devi assolutamente partecipare al torneo finale Lord contro Team Run. Cosa? Il famoso torneo finale, quello lì per cui stiamo combattendo, trovando membri nuovi del team dall'inizio. Quindi si farà venerdì alle ore 5. E immagino che dovremo farlo in live, ragazzi. Oh mio Dio, questa notizia è assurda. Oh mio Dio, Maxi, io proprio non ero preparato per questo momento. E scusa un attimo, ma se perdiamo cosa succede? Non lo so. Cosa succede, Pino? Cosa cavolo succede? Io, bimbo hacker Spezia, ovvero l'hacker più forte del mondo, ti hackereremo il canale. Cosa? Perché Spezia? Ma che cosa c'è? Non ho capito, un momento. Un momento, respiriamo. Forza amici, non mollate, ci sarò io con voi. Oh mio Dio, grazie Dylan, grazie. Ma questo torneo è assurdo, cioè, ora che ci penso, venerdì è domani, quindi il torneo è domani. Ragazzi, ho bisogno di tutti quanti il vostro supporto, tutti quanti dovete essere presenti in live alle ore 17. Allora, noi del Team Lord ci presenteremo in 5, ecco qui i partecipanti. Oh mio Dio, Mate, questi sono tutti i partecipanti. Fammi leggere un pochino i nomi. Oh mio Dio, Run versus Lord, partecipanti Run Max, Run Mate, Run Contins, Daxi e Dylan. Come fai a conoscere che Daxi è entrato nel team? Oh mio Dio, queste cose proprio non le capisco. Poi nel Team Lord ci sarà Lord Pino, Lord Hacker, Lord Nutella, Drazer e Red. Proprio loro due che sono venuti oggi per la prima volta fra di noi. Certo, noi siamo stati ingaggiati apposta, abbiamo studiato tutte le vostre mosse giorno e notte, notte e giorno, ad ogni momento della giornata. E la madonna, ma che sono degli stalker. Allora Mate, ascolta, adesso, visto che loro si saranno preparati sicuramente per questo torneo, noi ora dovremo passare tutta la giornata a continuare a giocare a Stumble Guys. Dobbiamo allenarci, diventare ancora più forti che mai, perché dobbiamo batterli. E per iniziare andiamo a portarci a casa sto cavolo di round. Sì, com'è, vincete sicuramente. Ah, bene, così mi piaci Dylan, così mi piaci. E ora Mate, non dobbiamo sbagliare nulla, perché... Oh, ma ho visto che hai fatto un trick pazzesco, Mate. Hai imparato a fare pure i trick, addirittura. Maxi, io guarda che sto iniziando già a studiarmi tutti i trick. Sto lì col fogliettino, con gli appunti. Bravo, bravo, così mi piaci, così mi piaci. E ora andiamoci a qualificare. E attenzione, no, Red, tu non puoi qualificarti prima di Max. Io sono il capo del team, io sono il più forte. Mi qualificherò prima di te a tutti i costi. Red, tranquillo, non ti agitare. Lui può parlare quanto vuole, ma tanti fatti li facciamo noi. A me non mi sembra, a me non mi sembra, perché il round l'ho vinto io. Quindi i fatti mi sembra di starli facendo io. E adesso, forza, prossimo round, ma andremo a vincere anche quello. Voglio mostrare la mia potenza su di loro, quindi questo round lo vincerò io. Non devi sbagliare, non devi sbagliare, perché nel torneo non sono ammessi errori per nessun motivo. Quindi forza Dylan. Cavolo, ci sta Red che è già davanti a te. Dylan, fai qualcosa. Oddio, attenzione, Dylan lo sta superando. Dylan, ho vinto. Sei quello
cosa c'è, team di stupidi lord? Non parlate più? Oh, e non toccate mate il mio membro preferito. Ma hai capito, sei il mio membro preferito, dai. No, non è vero, schifo, lo schifo, è un po' brutto. Però va bene, non voglio essere. Andiamoci a qualificare. Non vi azzardate più, non vi azzardate più a sottovalutarci. Red, vinci subito, oppure 10 bastonate per te. Oh mio Dio, 10 bastonate, mi sembra un po' esagerato. No, scusa, ok, vinco subito, scusami. Oh, ma ti rendi conto di cosa sta facendo sto Lord Pino? Cioè, noi motiviamo i nostri membri del team, mentre invece lui cosa fa? Li insulta per farli giocare meglio, li minaccia soprattutto. No, Max, questo è veramente uno scandalo. Mi ricorda molto la mia maestra delle elementari. Si vede che noi siamo meglio. Ma come? Oh, no, oddio, no, 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 no. Davvero lui, ha vinto davvero lui. Allora queste tecniche funzionano. Oh cavolo, oh cavolo. Dai, niente bastonate per me. Oh no, oh, cavolo. Va bene, allora non siamo riusciti a vincere tutti i round, soprattutto quello finale, che era quello più importante. Per questo la dobbiamo allenarci e dobbiamo arrivare a domani pieni della nostra forma. Ragazzi, questa sarà una sfida veramente molto equilibrata. Allenatevi e tifate per noi, amici. Like e iscrizione, a domani.